Lo scorso mercoledì 21 giugno si è tenuta sul lungomare di Bari la prima serata del Cornetto Battiti Live 2023, l'appuntamento musicale dell'estate italiana targato Radio Norba. Il Corriere di Puglia e Lucania, direttamente dal Blue Carpet, è riuscito a fermare i cantanti per scoprire cosa significhi per loro esibirsi in uno dei più imperdibili eventi dell'anno. Come tornare a casa. Come sempre bellissimo, perché al di là del calore fisicamente presente sul territorio, a differenza del nord dove abito io, c'è proprio il calore delle persone, che è una cosa che cui sono sempre grato e felice. Sono contento, mi diverto sempre qua. Una figata, la prima volta quindi. Bellissima l'Italia, la seconda volta. Non c'è due senza tre, vengo un'altra volta. Beh, è una bellissima esperienza e anche insomma qualcosa che comincia a diventare anche famiglia, perché poi ti conosci magari le prime volte via mail, o ti conosci insomma magari con delle interviste telefoniche, poi ti vedi in faccia, leghi anche, crei anche dei rapporti, abbiamo rivisto delle persone che abbiamo visto nella precedente edizione, quindi insomma dai, sentiamo un po' a caldo, ecco. Beh, solo tanta gioia. Cosa significa? Significa spaccare sempre, quello significa. È un'emozione incredibile, bellissima, non vedo l'ora di salire sul palco ed è sempre bello essere qui. È emozione. Non poteva mancare il sindaco del comune di Bari, Antonio De Caro, che, orgogliosissimo, ci ha raccontato cosa rappresenta per lui il Battiti Live. Tre giorni importanti perché tengono insieme una comunità, tante persone che vengono anche da fuori regione, e per noi anche la possibilità di farci conoscere nel resto del paese, perché poi queste serate andranno in differita su Italia 1, è stato credo uno delle chiavi del successo del turismo nella nostra città. Il Battiti Live esercita una sorta di marketing attrattivo dal punto di vista turistico. Questo ci fa piacere perché gli scorci più belli del centro storico, del porto vecchio, della nostra città, diventano una sorta di palcoscenico degli appelli artisti. Però ormai siamo organizzati, abbiamo un ufficio che si chiama Ufficio Grandi Eventi, che lavora con le forze dell'ordine, la protezione civile, la prefettura, il 118, abbiamo creato un meccanismo per il quale riusciamo ormai a organizzare tanti eventi, ma ormai da tanto tempo con Battiti, con Capodanno di Canale 5, la visita del Papa due volte, il C7, è una città ormai abituata ai nostri tempi. Molti gli artisti che non si sono concessi ai nostri microfoni e hanno preferito far parlare la musica e la loro energia con le hit del momento. Emma con Altro Mondo e poi in featuring con Tony F la loro Taxi sulla Luna, Bunda Bash con Paolo e Chiara e la nuova Lambada. Fedez e Annalisa, senza gli articolo 31, in Disco Paradise. Achille Lauro e Rose Villain con Fragole. Capo Plaza e Anna, insieme al producer Ava, in Vetri Neri. I The Colors hanno presentato un medley dei loro successi e l'ultima Italo Disco. Angelina Mango in Ci pensiamo domani. Indifferita da Fasano, Mr. Rain con La fine del mondo e Supereroi. Immancabile anche il corpo di ballo, formato per la maggior parte da ex allievi di Amici di Maria De Filippi, tra i quali è apparso a sorpresa anche il vincitore dell'ultima edizione, Mattia Zenzola, originario della provincia di Bari.